questi concerti hanno l'impronta di ricordare, di fare anche della nostra musica un momento per riflettere di quanto è successo in Cile, che è stato un dramma senz'altro per il nostro popolo, ma è stata anche una lezione fortissima. E quindi abbiamo una cosa che abbiamo imparato qua in Italia importantissima, è la memoria, e lavorare sulla memoria, non dimenticare mai. E quindi poi, avendo vissuto in questo paese 15 anni di esilio, noi siamo estremamente, come dire, siamo stati un po' privilegiati, perché questo è un paese dove la vita dell'essere umano, dove l'arte si vive ed è parte della nostra scuola di formazione musicale e artistica. Nessuno meglio di loro poteva ricordare il golpe del 1973 in Cile. Oggi è il 40° anniversario di quel giorno in cui venne anche ucciso Salvador Allende. Gli Intilimani si trovavano in Italia e furono costretti ad un esilio terminato nel 1988. Ieri sera al Maschio Angioino c'è stato un pieno di pubblico e di emozioni, in un concerto che ha ospitato anche Giovanni Mauriello e Antonella Morea. Il golpe del Cile 40 anni fa colpì profondamente le generazioni italiane di allora, un golpe sanguinario che ebbe un martire come Salvador Allende. Era uno degli appuntamenti più attesi dell'estate, accompagnato da un vento molto forte che ha unito coloro che li hanno seguiti da sempre e giovani che nel loro repertorio colgono l'universalità della tradizione musicale popolare. La città della Resistenza, Napoli, che tra qualche giorno festeggerà i 70 anni delle quattro giornate di Napoli, quindi bene che oggi con gli Intilimani percorriamo il ritmo della Resistenza attraverso la musica. Su